Buongiornissimo a tutti quanti, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi un pochettino della mia esperienza con i tatuaggi. Se non so se lo sapete, però io è dal 2017 che mi sono fatta il mio primo tatuaggio e volevo parlarvi anche io un pochettino della mia esperienza, di come mi sono trovata, dolore, non dolore. Partiamo dal presupposto che io sono una abbastanza impressionabile se poi si parla del proprio corpo in generale. Io sono una fifona su ogni tipo di esame, anche se faccio prelievi tutti i giorni. Quando devo fare io gli esami del sangue mi viene l'ansia, soprattutto se non conosco la persona che mi fa gli esami del sangue. Non ho un buon rapporto su me stessa con gli aghi. Nonostante tutto, appunto, io comunque mi sono fatta fare dei tatuaggi. Volevo parlarvi del mio primo tatuaggio, che è appunto un cuoricino. Non starò più di tanto a raccontarvi significato o non significato, perché sennò non finiamo più. Lo so, non mi sembra così tanto utile raccontarvi il significato, ecco, dei tatuaggi. Preferisco raccontarvi di più la parte un po' pratica. Appunto, il primo tatuaggio che ho fatto l'ho fatto il 15 di aprile del 2017. Ricordo, diciamo, le date perché il 15 di aprile è la data di nascita di mia nonna materna. Niente, praticamente ho un cuoricino sul polso sinistro all'esterno. L'ho fatto praticamente in un centro che, se riesco a ritrovarvi l'indirizzo, in corso Buenos Aires a Milano. Non mi sono trovata benissimissimo, se devo essere sincera, nel senso che è un tatuaggio piccolo, sottile, ed è un cuoricino praticamente aperto. L'ho pagato, se non mi sbaglio, ai tempi sugli 80 euro, giù di lì, o 70-80 euro. In più era il mio primo tatuaggio, sarei voluta entrare, insomma, si parla del 2017, quindi era ancora pre-covid. Volevo entrare con mia mamma, ma non hanno fatto entrare mia madre, e invece tipo vedevo che gli altri avevano comunque a fianco qualcuno, altri che nel frattempo si stavano facendo i tatuaggi. La persona mi ha messo lo stencil, io lo volevo leggermente diverso, non mi ha cancellato lo stencil, non me l'ha fatto rivedere. Infatti proprio per questo non sono più tornata lì da loro. So che tantissime altre persone si sono trovate super bene, e ero andata lì perché una ragazza che appunto fa i video qua su YouTube ed è abbastanza conosciuta, ovvero Pepper Chocolate, era andata lì. Io per quello poi alla fine ho detto, vabbè, se c'è andata lei, ne parla bene, vado anch'io lì. Come dolore, diciamo che non ho sentito più di tanto. Ho questo ricordo, insomma, che comunque mi aveva fatto male, mi aveva comunque dato un po' fastidio, ecco. È durato 10 minuti. Ma neanche, perché comunque è una cosa veramente piccolissima. Però ovviamente sono passati anni, quindi non ricordo benissimissimo il dolore, quanto fosse intenso. Però mi ricordo che le ore dopo poi mi ha fatto particolarmente male, cioè mi faceva male comunque il braccio. Poi quest'anno invece, a giugno, il 18 di giugno, ho fatto un altro tatuaggio, ovvero la caviglia, che è praticamente un'onda stilizzata. Questo tatuaggio qui però, un mese dopo, l'ho dovuto praticamente ritoccare perché era andato tutto, quasi tutto via. Cioè, una roba incredibile. Quando ho fatto l'onda, e l'ho fatta in un altro posto, tra l'altro questi ve li super consiglio, si chiamano Sailor Tattoo. Sono andata in zona Moscova, ma so che c'è anche in Duomo. E sono andata appunto con questo tatuatore che per me, cioè, lui è assurdo, cioè veramente assurdo. Si chiama Marcelo. Secondo me, a parte che fa dei lavori bellissimi, ha una mano delicatissima, riesce a fare anche dei tatuaggi molto sottili, e lui va tantissimo sullo sfumato, veramente tantissimo. È super gentile, super paziente. Se non ti piace lo stencil, te lo sposta, te lo cambia, te lo fa vedere in 250.000 modi. Cioè, prima di farti un tatuaggio, veramente, perché comunque è una cosa indelebile, è una cosa che rimane, cioè piuttosto te lo cancella più volte lo stencil e te lo rifà. Incredibile, veramente incredibile. Io con lui ho fatto appunto questa onda, gli avevo fatto vedere, insomma, l'idea che avevo, e poi lui me l'ha ridisegnata davanti a me sull'iPad. Tra l'altro ha una mano, cioè, favolosa, favolosa veramente. Poi appunto, purtroppo ho scelto una zona dove sapevo già che comunque dovevo ritoccare, e infatti a distanza di un mese sono andata a fare un ripasso che mi ha fatto, cioè, che non mi ha fatto pagare, perché il primo ripasso non te lo fa pagare, il terzo ripasso invece ti fa pagare solo il materiale, ti fa pagare 20 euro. Il tatuaggio più il ritocco del cuore di qua sul polso, sul fatto che non fosse lui l'autore del cuore, me l'ha fatto pagare, e quindi ho pagato in totale l'onda più il ripasso del cuoricino 70 euro, che secondo me è un prezzo onestissimo, ma veramente onesto. La seconda volta che ho fatto il ritocco, appunto un mese dopo, il 18 di luglio, l'avrò fatto giù di lì, non me l'ha fatto pagare assolutamente. Poi, adesso il 24 di settembre, sono ritornata a fare una rosa che io in realtà gli avevo chiesto solamente all'inizio il contorno, poi ho chiesto a lui conferma
sulla sfumatura. Col fatto che sapevo che lui andava tantissimo sulle sfumature, ho detto: ascolta, fai te, mi fido delle tue sfumature, vedi tu. Io a me piace piccolo, mi piace delicato, vedi te, fai te. E mi sono fidata totalmente. Ecco, secondo me ha fatto, cioè, la rosa che ho dietro è uno dei lavori che secondo me, cioè, uno dei tatuaggi che mi piace maggiormente, ma veramente mi piace tantissimo nonostante io non riesca appunto a vedermela. La mattina adesso sto sempre là con lo specchio. E poi ho fatto appunto una scritta a livello sopra il tendine d'Achille, diciamo così, a mo' di cavigliera, ok? Che però sta dietro. Sta dietro a gamba. E l'ho fatta insieme appunto alla mia amica Elisabetta, ed è una frase che ci portiamo dietro, e io mi sono scritta no matter what, e invece si è scritta no matter where. Appunto, lei il sole, io la luna, insomma, vabbè, c'è tutta una storia dietro che non sto qua a raccontarvi. E anche lì il font bellissimo, cioè ci ha fatto vedere un sacco di font. Io lo volevo piccolino, sottile, insomma, entrambe l'abbiamo fatto più o meno sullo stesso posto, cioè sempre caviglia io dietro, ma invece lei lato interno della gamba. Cioè, secondo me insomma, sono veramente dei lavori stupendi che ha fatto. Sembra veramente scritto a matita o comunque con una stilografica. E tutti e due li ho pagati 130. Dolore. Allora, dietro la schiena, che era, cioè dietro la schiena, alla base del collo, avevo paurissima, ma non ho sentito niente. Io ad una certa mi stavo pure per addormentare. Ero semplicemente seduta appoggiata così sul lettino e lui stava dietro e mi ha fatto appunto il tatuaggio. Non ho sentito, ragazzi, niente. Niente, è una roba incredibile. A differenza dell'onda che mi sono fatta ripassare per la terza volta, e in quel punto del piede si sente sempre dolore, purtroppo. Cioè, la prima, la seconda volta non vi dico che dolore ho sentito, perché comunque sulla parce, sulla, su un tatuaggio ripassare significa che già la parte è cicatrizzata e fa più male. Invece dietro, appunto sulla caviglia, ho sentito proprio leggermente dove c'era la luna un pochettino di dolore e all'inizio del no. Ma proprio, ed erano i lati, ma dietro praticamente non ho sentito niente. Cioè, e io che sono uno fifona, due ho una soglia del dolore veramente che è super bassa. Cioè, io appena già sento che appoggiano, tendenzialmente sono una che si impressiona abbastanza. Paradossalmente questo qui al polso mi ha fatto più male rispetto a questo che ho dietro, appunto la base del collo, e quello dietro la caviglia. Quindi non so se sia soggettivo, se un po' mi sono abituata a questa cosa degli aghi. Lo curo come ho curato in generale i tatuaggi all'inizio, con questo cuoricino qui. Avevo usato il Bepanthenol, ma ultimamente sto utilizzando solo il Cicaplast. Il Cicaplast della Roche-Posay. Marcello mi ha detto che va benissimo, lo metto più volte al giorno, insomma cerco di tenere la pelle idratata. Poi metto anche però la sera, prima di andare a dormire, la vaselina. E niente, insomma, come potete vedere i miei tatuaggi sono dei tatuaggi semplicissimi che tendenzialmente non si vedono neanche. Paradossalmente mi si vede la rosa che sta dietro, ma tipo adesso ovviamente così non mi si vede niente, ma se metto magliette che coprono leggermente non si vede. Se invece metto magliette ovviamente un po' più col collo basso, ovviamente, oppure addirittura scollate dietro, ovviamente si vede. Ma a me non piacciono tanto i tatuaggi grossi, ok? Non sono una fan dei tatuaggi grossi, mi piacciono quei tatuaggi dove sono nascosti. Per anni questo, cioè, non me l'ha mai notato nessuno il tatuaggio che ho appunto al polso, perché veramente non si nota. Letteralmente, quando appunto sul piede si vede solamente se vado al mare, quello sulla caviglia si nota solamente se metto i pantaloncini, o comunque si nota se lo voglio far notare, ecco. E a me sono sempre piaciuti i tatuaggi così, molto minimal, molto fini, molto sottili. Sono scelte, ecco, assolutamente. Prossimamente ne vorrei fare uno con mamma, e abbiamo anche già scelto sia cosa farci e la zona, lo facciamo nello stesso posto entrambe. Questa era la mia esperienza, ecco, spero di avervi dato un quadro sia con i prezzi che col dolore. Ho scelto questi posti perché secondo me sono quei posti un po' più nascosti dove siamo noi che decidiamo di far vedere o meno il tatuaggio. A me piace così, gusto personalissimo, io adoro i tatuaggi, a me piacciono anche tipo molto quelli realistici, ma ovviamente io su di me non me li vedrei mai. Volevo raccontarvi un pochettino anche questa mia esperienza. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Fatemi sapere invece voi, insomma, un po' le vostre esperienze, perché sono curiosa, ecco. Non so se prossimamente ne farò altre oltre a quello in programma con mia madre. Vedremo, tanto scoprirò altri posti nascosti del corpo. Prima di farmi anche solo il primo tatuaggio, ho visto una marea di questi video, quindi penso che possano essere utili magari per chi ha intenzione di iniziare a fare anche solamente un tatuaggio. Niente, detto ciò, noi ci rivediamo in un prossimo video e io vi mando tanti baci. Cheers!